E poi parlare del tuo ruolo di padre, di uomo, che viene evidentemente minacciato, insieme alla figlia, viene minacciato da persone che con quel territorio vogliono fare tutt'altro. Sì, allora, se dovessi definire questa esperienza, la definisco un'esperienza durissima, implacabile, un'esperienza di vita per quanto mi riguarda, così assertiva, così determinata, che io non ho mai fatto nulla del genere nella mia vita, e perché questa forza me l'ha data una cosa importante, la mia appartenenza, alla famiglia contadina, perché io vengo da quel mondo di 9 figli con papà e mamma che coltivavano i campi, per cui ho vissuto pienamente quel senso di realismo magico, no? Che è tipico anche di noi lucani. De Martino aveva individuato il triangolo magico tra Senise, Valsigni e un altro paese che noi lucani non lo nominiamo mai, perché lo chiamiamo quel paese. Abbiamo veramente un grande rispetto, ma anche molta paura. Ogni lucano, ma anche ogni meridionale, porta dentro di sé questa natura di realismo magico. E ho voluto parlare di quel mondo che non c'è più, del mondo dei vinti, del mondo delle persone che oggi non sono più considerate, ma che vediamo tutti di là. Questo cuore antico che batte ancora dentro di noi, anche nella coscienza emotiva di ognuno di noi, nel subconscio che noi abbiamo e che ogni giorno disputiamo addosso. E di questo mondo che volevo parlare, e di questo mondo che quando ho conosciuto Gigi, e tu da Gigi, io voglio parlare di questa storia, che è la storia della, non solo della mia famiglia, ma di un mondo, il mondo dei perdenti. E questa è la cosa che mi ha galvanizzato, e a livello produttivo è stata un'impresa titanica, perché tutti i soldi che io avevo con la mia famiglia li abbiamo messi sul tavolo. Ho detto, ragazzi, dico proprio a mia moglie, che la mia, che Renata Di Leone e mio figlio Domenico, che fanno parte di Fabrica Entertainment, e loro hanno detto, Giovanni, devi andare avanti. Mi sono stati molto vicini in qualsiasi cosa, ho detto, non mollare, perché devi raccontare questa storia, la storia della, è la storia della mia vita. E quindi ero talmente dentro questo mondo che trovare dei soldi è stato fin troppo facile. Ti dico che dico una cazzata, ma innanzitutto voglio ringraziare Parini delle Polace, che della Commission Lucania, che è stato il primo a credere a questo film. Poi c'è stata la Regione che mi ha dato un supporto, il Parco del Bollino, con tanti comuni che si sono aggregati, e poi siamo andati al Ministero, abbiamo vinto al Ministero, poi ho incontrato Pilar, che ha portato Rai Cinema, un altro investitore privato, più altre piccole risorse che abbiamo drenato in Italia e anche sul territorio, e abbiamo chiuso il budget. Ma sono successe tante di quelle cose durante questo film, che non voglio togliere il tempo adesso, perché ovviamente è molto breve, e quindi cerco di essere sintetico. Per quanto riguarda il mio lavoro attoriale, ci sono dei personaggi che non li devi proprio affrontare tecnicamente. Io ho studiato tanti anni nella mia vita, e Susan Benson, che è la maestra di Nicole Kidman, ho studiato con lei, diceva, ci sono dei personaggi che quando senti dentro di te che non hai bisogno proprio di rapportarti con un coach, lo devi fare, abbandona tutto e segui quello che è il tuo istinto. Bene, io ho lavorato su questo, sulle memorie emotive, sui primi 7 anni di vita, si dice in citazione, uno va a attingere sempre nei primi 7 anni di vita, e nei miei 7 anni di vita, dicevo prima, avevo una library finita di emozioni, per cui una biblioteca sterminata di emozioni, di sensazioni che mi hanno portato a interpretare questo ruolo fantastico. E poi è stato anche molto, molto semplice farlo, perché Gigi lavora molto bene con gli attori, il rapporto con Angela Fontana è stato straordinario, perché abbiamo lavorato tanto, ci siamo preparati anche con un coach, ma abbiamo lavorato molto sull'umanità, io e Angioletta, e questo film viene fuori proprio l'umanità, e per cui quello che stiamo vedendo è che c'è molta empatia, suscita molta empatia nel pubblico, perché è carico di umanità, e tutto quello che si vede, ogni cosa è stata veramente sofferta, voluta, ed è stata con molta volontà, affrontata con uno spirito di sacrificio. Questo è quello che è stato. Cioè, raramente ci sono dei film così sentiti, grazie a Giorgio Barbo, la cui carriera è anche debitamente internazionale, la con Mel Gibson, con Peter Greenaway, si esprime benissimo in inglese, insomma, Joe è un locale globale, potremmo dirlo, in questo senso è proprio la globalità della sua località.
e ci fa piacere perché è anche un produttore insieme alla famiglia, eccetera.